Oh, che bello! E chi lo dice che in montagna bisogna andare solo quando c'è il bel tempo, per vedere il panorama. Il panorama, se vai su Google Earth, su internet, vedi questi filmati a 360 gradi, vedendo delle cose migliori di quello che si può vedere a occhio nudo. Invece andando anche con la nebbia, così hai un rapporto più intimo con la montagna. Qui ti senti veramente parte integrante degli elementi. Vedi la nebbia, dove vado? Sei tu, è il senso di libertà. Non come andare sulle ferrate, che c'hai un filo. Se vai in montagna per cercare la libertà, poi ti si attacca un filo e lo segui fino a dove ti porta. Pieno di pioli, tutto antropizzato, come essere in un cantiere. E invece qui è proprio l'essenza. Chi ama la montagna, chi veramente sa cogliere, qui poi è tutto ovattato, no? Sentite questo, un silenzio più profondo, e allora la mente va e va altrove. E poi diventano belle anche le montagne meno belle, perché non vedi tutto attorno, sono tutte uguali. Andiamo anche con la nebbia.